Ancora un incidente mortale, ancora sulla statale Regina Alaglio, ancora uno schianto tra auto e moto. Questa mattina alle 6:30 circa ha perso la vita Michael Andrew Brieva, 27enne di origine filippina. Il ragazzo viaggiava in sella alla sua Yamaha R6 quando si è scontrato contro una Fiat 16. A bordo della vettura un 42enne di Laglio che, da quanto è stato possibile ricostruire, ha tentato di frenare ma non è riuscito ad evitare l'impatto. Troppo gravi le ferite riportate dal motociclista, nulla hanno potuto fare i soccorritori del 118 giunti a Laglio anche con l'elisoccorso. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che ora dovranno chiarire la dinamica dell'incidente. Il 27enne si era da poco trasferito da San Siro a Como, questa mattina stava raggiungendo il posto di lavoro, un'impresa edile di menaggio. Inevitabili rallentamenti al traffico sulla Regina, è stato istituito il senso unico alternato della circolazione nel tratto compreso tra Laglio e Brienno. Si tratta del secondo schianto mortale in pochi giorni. Domenica 30 giugno aveva perso la vita un altro motociclista, Vittorio Meoli, 58enne di Fino Mornasco, ferita in modo serio la moglie che era con lui. Dopo i due ravvicinati incidenti interviene il sindaco di Laglio Roberto Pozzi. Anche oggi assistiamo sgomenti a tragici avvenimenti sulla martoriata Nuova Regina, dice. Dobbiamo intervenire tutti, ognuno per la parte di sua competenza, aggiunge il primo cittadino. Da tempo abbiamo avanzato la richiesta di posizionare attraversamenti pedonali semaforizzati e la prossima settimana il funzionario ANAS sarà a Laglio per le ultime verifiche del caso. Quindi arriva l'appello di Pozzi ad automobilisti e motociclisti a rispettare la segnaletica e viaggiare con prudenza. Sappiamo bene che il limite di 50 km orari imposto nel nostro territorio è difficile da mantenere, spiega, ma certe scene cui assistiamo soprattutto la domenica vanno oltre ogni limite e oltre ogni logica. I controlli ci sono, andranno forse intensificati, conclude, ma non è possibile essere sempre presenti.